Si chiama Romanesco, il circuito di eccellenza voluto dalla Camera di Commercio di Roma e realizzato dalla sua azienda speciale, Azienda Romana Mercati, che unisce in un gustoso binomio una selezione di ristoratori e di prodotti tipici della città eterna. L'obiettivo è quello di richiamare il consumatore sull'eccellenza della cucina tradizionale e tipica dell'area capitolina, attraverso il talento e l'estro degli chef di una selezione di noti ristoranti, 16 in totale, ma anche sottolineare la straordinaria qualità di alcuni dei prodotti del ricco paniere agroalimentare del territorio e l'importanza che rivestono per la creazione di una ricetta all'altezza dei palati più esigenti. Nasce dalla necessità di spiegare ai consumatori romani che già frequentano i ristoranti della capitale che cos'è la cultura romanesca in cucina. C'è un grande equivoco rispetto alla personalità della cucina romanesca che è rimasta nell'immaginario del nostro consumatore una cosa molto popolare, un po' pesante, molto elaborata. Invece i nostri chef romani hanno elaborato di fatto una nuova cucina romanesca che continua a far leva su degli ottimi prodotti, su delle ottime materie prime, ortaggi, carni, formaggi e anche ovviamente vini, per elaborare un nuovo stile. E questo piccolo festival, fatto da 16 serate in 16 grandi ristoranti romani, vuole lanciare un po' questo nuovo stile e comunicarlo ai nostri consumatori. I menù dal prezzo fisso saranno presentati da note firme del giornalismo enogastronomico che racconteranno il ristorante, lo chef e i prodotti tipici e tradizionali del territorio. E la nostra ambizione è quella di far diventare questo circuito un circuito permanente in cui i produttori e i ristoratori possono lavorare insieme per offrire con un buon prezzo qualità degli ottimi prodotti da mangiare, ovviamente. All'evento di presentazione hanno partecipato produttori e rappresentanti dei vari consorzi agroalimentari del Lazio, accompagnati da prodotti d'eccellenza come la porchetta di Ariccia, l'olio della Sabina, le verdure tipiche degli orti laziali, i formaggi e l'immancabile vino. Sicuramente è una delle caratteristiche e piatti rinomati della regione Lazio, quindi della provincia di Roma, la famosa porchetta di Ariccia. È piaciuta e siamo contenti che anche oggi è stato un successo. L'olio della Sabina non può mancare sulla cucina romana perché l'olio della Sabina è l'olio di Roma. L'olio di Roma perché il prodotto a denominazione origine protetta di cui si fregia appunto l'olio della Sabina nasce anche nel comune di Roma. È una zona molto più vasta, sono 46 comuni che sono a cavallo tra la provincia di Roma e la provincia di Rieti, quindi comprende un territorio molto ampio, ma lì gli olivi ci stanno veramente da secoli, prima dei romani. Le verdure che non devono mancare sono sicuramente le verdure di stagione. Qui abbiamo una splendida rappresentanza delle verdure di stagione e quelle verdure che ci danno a tutto tondo quello che è la nostra tavola. In questo caso abbiamo prodotti della campagna romana, caratterizzati proprio da una cultura, da una storia, che ce la siamo portata nel corso del tempo fino ad oggi in modo quasi immutato, devo dire. E abbiamo, come possiamo vedere, prodotti che vanno dalle verdure a foglia, che possiamo dire che sono le cicoria, la puntarella, la borragine, le erbe spontanee che ancora facciamo, che sono caratteristiche della nostra campagna romana, che vengono proprio su questi nostri particolari terreni, perché come sappiamo ogni erba, in questo caso di quelle spontanee, trova adattamento naturale, spontaneo, laddove trova il suo giusto nutrimento. E poi arriviamo ai nostri famosissimi carciofi romaneschi e i broccoli romaneschi. Abbiamo due grandi eccellenze a Roma, è il pecorino romano laziale e la ricotta DOP romana, in cui viene fatta con latte delle pecore laziali. Il pecorino romano laziale sono anni che lo conosciamo, da anni ormai è conosciuto in tutto il mondo col marchio del Colosseo. E poi abbiamo la ricotta romana, che viene fatta dopo il pecorino, ricotta perché viene ricotta nel momento in cui e ce l'abbiamo sulle tavole, la conosciamo proprio per la sua genuinità del colore bianco. E viene fatta nei caseifici qua intorno a Roma. E poi tra un po' nascerà la caciotta romana col marchio del Colosseo, tra un po' la presenteremo come Camera di Commercio.
sono quelli che hanno vinto il concorso Calix Aureus che si è tenuto alla fine del 2012. Abbiamo oggi in assaggio 3 vini di Roma che hanno vinto il Calix e ben 20 vini che hanno avuto una menzione d'onore, cioè un punteggio superiore agli 85 centesimi. Quindi abbiamo le eccellenze di Roma. L'elenco dei ristoranti, i menù e i prezzi sono consultabili sul sito www.romanesco.roma.it.